infatti la data e il mese non sono casuali. È una condizione cromosomica causata dalla presenza di una terza coppia o una sua parte del cromosoma 21. Le persone con sindrome di Down tendono ad avere personalità socievole ed affettuose. Vengono definiti come persone diverse dagli altri, ma non è così. Infatti, come tutti, vogliono vivere la propria vita al meglio, andare a scuola, praticare uno sport, uscire con gli amici, trovare lavoro, innamorarsi, quindi avere le stesse possibilità che abbiamo noi. Lo scopo di questa giornata è di diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza sulle persone Down, per creare una nuova cultura della diversità e promuovere il rispetto e l'interazione nella società. Bisogna sponsorizzare l'importanza dell'autonomia e il diritto a scegliere una dimensione indipendente da parte delle persone con sindrome di Down. Molti passi in avanti sono stati fatti in questi anni, le conquiste realizzate e la spinta al cambiamento culturale promossi dalle persone Down dimostrano che siamo nella giusta direzione, ma molto è ancora da fare. Per questa ricorrenza vi consigliamo un libro autobiografico che testimonia questo tema. Mio fratello rincorre i dinosauri, storia mia e di Giovanni, che ha un cromosoma in più, di Giacomo Mazzaria. Mio fratello rincorre i dinosauri è un romanzo autobiografico diretto e sentito, impreziosito da una scrittura lineare e coinvolgente. L'autore, con egregia vivacità, conduce i lettori in un oceano di emozioni, ragionando altresì su quanto la disabilità non sia un limite ma una risorsa, un vero e proprio valore aggiunto che ci arricchisce interiormente e socialmente. Ad oggi avremo tra le mani un volume indispensabile che stupisce, diverte e fa riflettere. Allungò attraverso il tavolo e fece per prendermi le mani. Io le sfilai come se mi fossi scottato. Perché non me l'avete detto? Perché sono piccolo? No. Non te l'abbiamo detto perché non è questo il punto. E qual è il punto? Il punto, Giacomo, è che Giovanni è Giovanni, non la sua sindrome. Lui è se stesso. Ha un carattere, dei gusti, dei pregi e dei difetti, come tutti noi. Non ti abbiamo mai detto della sindrome perché noi stessi non pensiamo a Giovanni in questo modo. Non è la sindrome, e fece le virgolette con le dita, che si occupa dei nostri pensieri, ma Giovanni.